Con mister Malotti nel dopogara di Grosseto Real Forte Vercesa 3-0, una partita che al di là del risultato regala tre punti importanti. Che sensazioni hai avuto oggi rispetto a domenica? No, una partita un po' più complicata all'inizio. Purtroppo ormai è risaputo che Grosseto dura più difficoltà in casa con squadre che sono un po' più chiuse, però dopo ci siamo sbloccati bene, si è fatto un buon secondo tempo, si è fatto tre gol, ma soprattutto la cosa positiva che si è ripetuto quello che avevamo visto domenica, che a differenza di sempre dove avevamo una difesa ballerina, sono due domeniche che la difesa onestamente regge l'urto, fa bene, rischia pochissimo. Onestamente anche l'esperimento di Retella dietro ci sta dando tantissimo, e quindi oggi ci ha dato personalità, ci ha dato, ci ha sistemato il reparto. Probabilmente quello sembra che sia un vantaggio per noi. La squadra sta rispondendo bene. E logico, mi fa a dirti: non sono contento. Abbiamo vinto 3-0, quindi non posso essere che contento. Chiaro, detto questo, valutiamo la prima mezz'ora e capiamo come mai in casa all'inizio con squadre chiuse noi troviamo difficoltà. Senti, due parole sui giovani e anche su Prati, che è entrato, ha fatto un intervento importante su Podestà che poteva andare in porta, e poi questi due ragazzi, soprattutto Violante, la rete da stropicciarsi gli occhi, era felicissimo. È normale, sia felicissimo, vive per il calcio, è come Fregoli. Sono due ragazzi, onestamente sono andati oltre quello anche che probabilmente ci si aspettava. Questo non ci fa che ben sperare, non ci fa che capire che il percorso di una società passa anche attraverso i ragazzi che hanno appartenenza per questi colori, e quindi l'esperimento riuscitissimo. Non si può essere che entusiasti di quello che abbiamo visto, non si può essere euforici per questi ragazzi che hanno vissuto una giornata indimenticabile per loro e anche per noi. Per chiudere sugli episodi, il mister della Forte Vercesa insomma era un po' deluso sulle chiamate arbitrali. Vedi, io credo che oggi in generale, se ti faccio vedere Sabelli, se penso che domenica è stato buttato fuori un nostro giocatore per una trattenuta di maglia, se ti faccio vedere Sabelli ti dico i giocatori loro era da espulsione diretta. Questo sta a significare che in una partita come quella di oggi, dove in realtà non abbiamo il nostro portiere, non ha fatto una parata, credo che appellarsi all'arbitro sia un po' esagerato. Credo, e questa è la verità, ma non per loro in generale, credo che la direzione arbitrale oggi non sia stata in massimo. I go che hanno fatto loro dalla panchina, io ci vedo anche po', si è visto chiaramente il fallo sul nostro giocatore e non è potuto intervenire, proprio fallo nettissimo, che fra l'altro la punizione del gol era inesistente, Violante aveva preso la palla piena e quindi gli ha fischiato punizione. Diciamo che nell'arco della partita non è stata una direzione diciamo così positiva, ma da entrambe le parti. Sono d'accordo. Un'ultimissima cosa, veramente, cosa cambia per il Grosseto da qui alla fine a questo punto? Ma io credo che assolutamente debba cambiare niente. Il Grosseto è questo, continua ad andare avanti per la propria strada come ha sempre fatto. Non ci si pone certo in una situazione di genere velleità straordinarie. Noi si sa che ci sa partite difficili, perché purtroppo si è complicata anche la situazione di San Donato, e domenica si va a giocare in un campo sterrato contro una squadra che purtroppo ha perso tre partite di seguito, e domenica si deve salvare, e quindi anche quella partita si complicherà. Quindi abbiamo tre squadre che si devono salvare da qui alla fine, quindi tre partite complicate. Logico, il Grosseto, visto in queste due partite, delle speranze te le lascia. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.